La Maratona di Londra è una delle gare più belle e importanti che abbiamo al mondo. È una gara che significa tantissimo per tante persone. Ci sono atleti da tutto il mondo che vogliono avere un pettorale per correre questa maratona. E tutti con obiettivi diversi, chi corre perché ha bisogno di sentirsi libero, chi viene a Londra con l'obiettivo di fare un personale perché sì, è una gara abbastanza veloce, chi viene a Londra con il tentativo di raccumulare più soldi possibili da dare in beneficenza, chi corre perché ha superato un cancro, chi corre perché ha superato un lutto, deve superare un lutto, chi corre perché semplicemente ha l'ambizione di arrivare alla fine, al traguardo. La Maratona di Londra non solo è fondamentale per gli atleti, ma è un movimento, è qualcosa di incredibile anche per gli spettatori. Pensate, ci sono più di 1 milione di persone di solito a tifare nelle strade della Maratona di Londra. E io questo lo so bene perché l'ho corsa già nel 2015, ci avevo fatto un personale qua a casa mia in questa maratona, sono andato a documentarla per voi. Qua su vedete il video, se volete potete andarvi a sentire le emozioni, tutto quello che è la Maratona di Londra. Quindi sì amici, questo è il video racconto della mia Maratona di Londra. Mettetevi comodi che iniziamo subito. Per ora il tempo sembra reggere. Per ora c'è un pelino di vento, non piove, però c'è il cielo bello pieno di nuvole. Ho fatto una bella colazione con soliti cereali, un po' di frutta, latte d'avena, banana, uva, nulla. In realtà non ho mangiato tantissimo perché prima delle gare mi si chiude sempre un po' lo stomaco, ovviamente sono nervoso. Ho deciso alla fine di correre con le Pegasus 39, non le 40 perché le 39 sono più leggere. Ovviamente scherzo, ovviamente non gareggerò con le Pegasus. Secondo treno e qua la stazione di London Bridge è già pieno di maratoneti. Esco di casa per arrivare a Greenwich, dove parte appunto la Maratona di Londra, dove c'è il grandissimo villaggio degli atleti. E già qui si percepisce, si capisce l'organizzazione che c'è dietro, tutto quello che è stato fatto per far sì che tutto fluisse nella maniera giusta. In questo momento non sta ancora piovendo, ma il cielo è minaccioso, nuvoloni enormi primaverili carichi d'acqua sopra le nostre teste. Tantissima gente, si sente quella vibrazione, quella voglia di correre pazzesca. Si vedono atleti di tutto il mondo con lingue diverse, si sente parlare spagnolo, si sente parlare italiano, mi sento un po' a casa, si sente parlare americano, si sente parlare cinese, giapponese, veramente di tutto. E questa è una cosa che amo delle gare internazionali come questa, sentirsi parte del mondo con l'unico scopo di correre tutti insieme. Intravedo gli atleti più forti, intravedo Kiptum, guardo le scarpe con cui si preparano, come sono vestiti. È bello perché io sarò nella prima fascia e quindi ho la possibilità di vedere gli elite abbastanza vicini. Mezz'ora prima della partenza inizia a piovere, inizia a piovere anche forte. Io a questo punto non avevo neanche lasciato ancora il mio bagaglio, perché sì, alla Maratona di Londra si lascia una busta trasparente con dentro tutto quanto che poi va consegnata e loro poi te la riportano all'arrivo. Esattamente come previsto ha iniziato a piovere, io vado a lasciare le borse perché manca 15 minuti all'apertura dei gate. Ci vediamo dopo, belli. Comunque in pochissimo tempo siamo al punto di partenza e 3, 2, 1, via, si parte.
parte la mia gara. Sono un pochettino indietro rispetto alla Wave 1, infatti dal momento in cui sentiamo la partenza al momento in cui attraverserò appunto la linea della partenza e quindi da dove parte il timer, mi ci vuole un pochettino, forse anche un minuto, poco meno. Però questo poco importa, io parto subito al mio ritmo, ritmo impostato a 3:43. Sì, questo numero che sarà importantissimo per tutta la strategia di gara, perché l'ho calcolata proprio per correre in 2:38, perché è quello che penso di valere a livello aereo. La partenza è incredibile, il pubblico spinge sin dai primi metri, c'è davvero tantissima gente nonostante la pioggia sia effettivamente importante. Parto perfetto, 3:42 il primo chilometro, in realtà il mio GPS dirà 3:37, ma io prendo i chilometri segnati correttamente perché sappiamo che il GPS in gara non è proprio preciso. Secondo chilometro 3:42, terzo chilometro 3:43, quarto chilometro vado un po' più forte, 3:39, poi quinto chilometro 3:46. Però sto girando perfettamente. Per ora il dolore all'hamstring è gestibile, è lieve, esattamente come ce l'ho in allenamento, esattamente come l'ho avuto a Milano mentre facevo la mia mezza maratona, ovvero un piccolo fastidio, però basta isolarlo con la testa. E fin qui tutto bene. A livello aerobico sto bene perché i battiti sono appena intorno ai 160, che per me vuol dire Z3, ed è esattamente dove li voglio in questa fase. Poi arriviamo al sesto chilometro, 3:37, 3:40, 3:47, 3:45, 3:46 e passiamo al decimo chilometro. Mi godo il pubblico, mi godo le emozioni, mi godo il ritmo, le sensazioni che si provano a correre a questo ritmo. Per ora è tutto gestibile. Piove, la pioggia mi dà un po' fastidio, mi dà fastidio ai capezzoli che iniziano un pochettino a bruciare. Io di solito non soffro di problemi ai capezzoli, ma quando piove ovviamente lo sfregamento è maggiore e quindi avrei dovuto mettere un po' di vasellina per gli amici maschi che mi seguono, perché quando piove appunto non ci avevo pensato. Comunque, a parte quel fastidio e l'hamstring che è un pelino dolorante, continuo, mi faccio spingere dal gruppo e cerco di stare attento ai miei parziali. Quando vedo che vado troppo forte, rallento il chilometro dopo. Infatti ci sono dei casi dove per esempio sono passato a 3:36, il chilometro dopo ho rallentato per cercare di far sì che non andassi troppo forte. Fino a qua, secondo me, è la gara meglio gestita a livello strategico per quanto mi riguarda sui parziali. Poi undicesimo, 3:42, 3:45, 3:43, 3:44, 3:44. Sono perfettamente in linea al quindicesimo chilometro per correre il mio 2:38, il grande obiettivo di una vita. Il dolore inizia ad aumentare, però ancora gestibile. Ci ho già lavorato in allenamento, so quello che mi aspetta, so che ci sarà da stringere i denti, perché questo è un infortunio che, ahimè, ti farà correre male verso la fine. Sedicesimo chilometro 3:46, diciassettesimo chilometro c'è una salita 3:50, ma va bene così, poi 3:45, 3:45, 3:43 al ventesimo chilometro. Siamo finalmente alla mezza maratona e sono perfettamente in linea e io sto benissimo fino a qua, amici, andate a vedere su Strava, nei miei battiti non sono mai stati superiori a 161 in questa fase, ancora Z3. Quindi per me è poco più di un allenamento. È esattamente dove voglio stare perché so di poter andare più forte, ma ovviamente con il tipo di infortunio che ho ci siamo organizzati una gara in difesa con l'obiettivo di fare il minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di stare sotto le 2:40. Ahimè, le cose cambiano. Iniziano a cambiare più o meno a metà gara, 22esimo passo ancora giusto, 3:47, poi 3:49, 3:44 al 23esimo, 3:44 anche al 24esimo, 25esimo, 3:47. Ed è proprio il 25esimo, mi ricordo mentalmente quello che succede. Qua devo stringere i denti più del solito perché il dolore inizia ad essere un po' diverso, inizia a diventare proprio un impulso forte al nervo. Ci sono abituato perché, ahimè, mi ci sto allenando da un po' con questo problema e so che devo combattere a livello di testa per isolarlo e per cercare di correre bene. Ma il problema è che inizio a sentire che cambia qualcosa nel mio modo di correre. Inizio ad appoggiare di più sulla destra, una gamba sana, la sinistra
inizia a irrigidirsi un po' troppo, la muscolatura non lavora come dovrebbe. 26esimo chilometro 3,50, 27esimo 3,54, 28esimo 3,54, 29esimo 3,51. Inizio a vedere questi 50 che mi fanno capire che sto rallentando senza volerlo. Perché nonostante il dolore, la fatica e entrando nel vivo della gara, ovviamente c'è la voglia di rallentare o addirittura di fermarsi perché si capisce che si sta soffrendo troppo, però io no, io volevo continuare, andare più forte che potessi. E ho dato il 100% di me, ve lo assicuro amici. 31esimo, 4,22. Inizio ad avere i crampi sulla gamba destra dove appoggio tutto il peso perché la sinistra inizia a zoppicare. È dura, è una bella botta a livello morale, a livello psicologico, però so che mancano solo 12 km alla fine, inizio a fare il countdown nella mia testa e soprattutto inizio a giocare con il pubblico, a prendere il loro calore, la loro forza, la loro energia per arrivare fino alla fine, perché io questa gara voglio dare tutto, non mi interessa se fa male, non mi interessa se dovrò stare fermo più del dovuto dopo questa gara, io voglio arrivare al traguardo. Trentunesimo 4,22, 32esimo 4,9, 4,3, a 34esimo riesco a correre un sub 4, 3,59. Insomma, combatto amici, combatto fino alla fine, 4,2, 4,7, 4,30, prendo un'altra botta perché iniziano i crampi forti, 4,26, 4,33, 4,45, 4,27, 4,22, 4,14. Non riuscivo più a correre. Facevo una gran fatica, mi trascinavo, però ho combattuto fino alla fine. Veramente, ho combattuto fino alla fine. Sono orgoglioso di me, 2,46 e 25, giù di lì, o 22, non ricordo neanche, comunque 2,46. Ho combattuto, ho dato tutto, amici, ho dato tutto, perché questa è la maratona di casa, dovevo onorarla al 100%, e poi comunque... Lo sapevamo, avevo parlato con il mio osteopata, con il dottor Fabio Basile che mi segue, che saluto, che mi ha aiutato tantissimo ad arrivare fino qua, senza di lui non sarei neanche stato alla partenza. Sapevamo che sarebbe stata dura, 10 minuti più o meno dal tempo che volevo fare, quindi non è andata proprio bene a livello di tempo, però io ho finito con il sorriso, con la gioia, con la felicità di aver dato il 100% di me, e questo secondo me è quello che conta. Comunque, ora... Sicuramente vorrete sapere un pochettino di dettagli, a partire dalla medaglia, l'avrete già vista perché, fatemi sparare qua la luce così la vedete per bene, perché è una medaglia spettacolare amici, io veramente la adoro, penso sia la medaglia più bella posso dire di tutte le medaglie che ho. E poi mi vorrete sicuramente fare le domande relative alle scarpe, ho corso con le Vaporfly 3. Con le Nike Vaporfly, la terza versione. Pioggia, ha piovuto sempre, non ha mai smesso e avevo tanta paura che sarebbe stata dura rimanere in piedi, perché quasi tutte le scarpe che ho testato quest'anno con l'elastane carbonio non stanno facendo un grande lavoro sotto la pioggia. Però devo dire che questa scarpa qui, la Nike Vaporfly 3, ha una suola che incredibilmente sotto la pioggia tiene benissimo. Non ho avuto assolutamente nessun problema. È stata una scarpa comoda, una scarpa che mi ha permesso di spingere. L'unico difetto, l'ho già detto nella recensione completa e continuo a dirlo, è il tallone che scivola troppo. Ha scivolato tanto anche durante la gara. Sicuramente questa cosa non mi piace. Spero che la possano risolvere nella versione 4, ma tutto il resto è perfetta. Grip ottimo, comodità pazzesca, mi ha dato da spingere in qualsiasi momento, anche quando ero stanco che mi stavo appoggiando un po' di più sul tallone, correvo male, non ho avuto grossi problemi, i piedi hanno retto abbastanza, ho avuto un po' di fastidio diciamo a un certo punto della gara perché ovviamente le scarpe erano inzuppate d'acqua, la calza era piena d'acqua e quindi avevo una sorta di principio di vescica sotto il piede destro, però tutto sotto controllo, quindi scarpa davvero eccezionale. L'organizzazione, l'ho già detto, è incredibile, è stata davvero ottima, la maglietta, l'unica cosa forse che secondo me poteva essere un pochettino più bella. Detto questo,
La conclusione per me è stata che sarà un ricordo bellissimo questa maratona. Sono più forte che mai a livello mentale, so di valere e di poter correre nel tempo che voglio correre, quindi non vedo l'ora di iniziare il nuovo blocco allenamento per la maratona di Valencia, a cui mi sono già iscritto, quindi sì, quella sarà la mia gara, la mia seconda gara della stagione, e nel mentre ovviamente faremo delle mezze, altre cose, vedremo, però non vedo l'ora di riniziare quella preparazione. Ora, martedì ho un esame strumentale con probabilmente dove andiamo un pochettino in profondità con una lastra per capire effettivamente la gravità dell'infortunio e capire esattamente qual è il muscolo coinvolto e dove bisogna andare a lavorare. E ci metteremo un po', mi sono dato un paio di mesi per recuperare totalmente da questo infortunio, facendo tutte le cose per bene, tutto quello che ci sarà da fare, cosa che non avevo fatto in precedenza perché appunto c'era la maratona di Londra troppo vicina. E invece ora ci fermiamo, andremo a fare potenziamento muscolare, documenterò tutto per chi ha un infortunio simile, magari potrebbe tornare utile, quindi partendo dalla lastra di martedì e poi da lì, una volta che abbiamo la diagnosi certo al 100%, inizieremo tutto il percorso che probabilmente coinvolgerà potenziamento muscolare e altre tipologie di trattamenti. Comunque vedremo. Amici, queste scarpe qua sono su Top 4 Running, se volete comprarvi le Vaporfly 3, ma qualsiasi altro modello, sconto 5% sugli sconti di listino con Esco a Correre come coupon code. Ci date anche una mano ad aiutare il canale perché ci supporta, è un partner. E detto questo, amici, voi fateci sapere come è andato il vostro weekend. Se avete corso Londra, fatemi sapere come è andata qua sotto nei commenti. Telegram, mi raccomando, iscrivetevi al gruppo dove c'è la conversazione attiva. Iscrivetevi alla newsletter settimanale. Vi state iscrivendo in tantissimi. Grazie anche per i commenti sui contenuti, so che vi stanno piacendo molto. Vado, amici, correte. E fate l'amore. Ciao belli!